La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Qui a Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, siamo col collega Lorenzo Borrè del Foro di Roma. Lorenzo nei giorni scorsi ha presentato una citazione presso il Tribunale Ordinario di Roma per un suo cliente, comunque molto famoso, che è l'ex capitano di fregata e senatore dei 5 Stelle, Gregorio De Falco, che ha deciso di impugnare il provvedimento decretato praticamente dal Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle, provvedimento di espulsione che c'è stato il 31 dicembre scorso. Lorenzo, in che maniera hai pensato di seguire questa questione e perché? Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti i colleghi in ascolto. E, allora, l'abbiamo impostata secondo una questione cruciale che è stata poi ampiamente dibattuta anche dai giornali quando venne promulgato questo codice etico del Movimento 5 Stelle nel 2017, che riguardava sostanzialmente il vincolo di mandato. Vincolo di mandato che ricordiamo c'è nella nostra Costituzione agli articoli 67 e anche 68, in pratica c'è il richiamo comunque al vincolo. Esatto, nel senso che appunto il parlamentare rappresenta la nazione e agisce senza vincolo di mandato, questo dispone l'articolo 67, mentre l'articolo 68 esonera da qualsiasi responsabilità il parlamentare per le opinioni e i voti espressi. Certo. Ed è proprio questo, diciamo, il punto centrale, nodale della questione, in quanto al senatore De Falco sono state imputate 3 condotte. Aver votato difformemente dal gruppo 5 Stelle in sede di commissione lavori pubblici, non aver votato, o meglio l'assenza in aula in sede di voto per il decreto per la conversione del decreto Genova, cosiddetto decreto Genova, insomma, esattamente, sì, e non essere stato in aula in occasione del voto di fiducia sulla conversione del decreto sicurezza. Però io leggo che tu hai contestato anche la composizione della stessa commissione di probiviri che ha in realtà decretato l'espulsione del senatore. Sì, quella diciamo è una questione prodromica per valutare anche la legittimità e la sussistenza dei poteri in capo all'organo che ha appunto irrogato la sanzione. In quanto noi sappiamo, appunto consultando internet, che questo collegio dei probiviri sarebbe composto da 2 parlamentari e un consigliere regionale, la senatrice Catalfo, il ministro Fraccaro e il consigliere regionale presidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Regione Veneto, però appunto per quello che riguarda la nomina dei primi 2 nulla sappiamo, in quanto online non si reperisce l'atto costitutivo, cioè non è reperibile l'atto costitutivo dell'associazione Movimento 5 Stelle, che faccio un inciso, questa è un'associazione costituita. Tu in realtà fai una citazione sia all'associazione Movimento 5 Stelle e sia al capo politico, che è diciamo il ministro, il ministro Luigi Di Maio. Quindi fai questa citazione e poi chiami in causa anche questi, diciamo, della commissione dei probiviri. Esatto, ma noi, diciamo, non sappiamo come sia, all'eccezione di Berti, non sappiamo le modalità con cui sono stati o sarebbero stati nominati i componenti del collegio dei probiviri. Perché c'è una questione che molti non sanno. Questa associazione Movimento 5 Stelle è la terza associazione Movimento 5 Stelle costituita nell'arco di 8 anni, in quanto c'è una prima associazione del 2009, che è quella costituita da Grillo e Casaleggio e che
annoverava Casaleggio Padre, sì, circa 150.000 iscritti. Una seconda associazione costituita nel dicembre 2012, di cui sono componenti solo Grillo ed altre due persone, e poi questa terza associazione costituita a dicembre del 2017, diciamo in fretta e in furia, sull'onda di una serie di contenziosi che riguardavano appunto la prima associazione, cioè delle espulsioni irrogate nella... Tra cui l'espulsione, ricordiamo, anche del sindaco di Parma, eccetera, eccetera, cioè c'erano state in realtà... Sì, quello non sfociò in contenzioso giudiziario, ma ad esempio c'era la questione dell'esclusione, o meglio della... cassazione della candidatura di Marika Cassimatis a sindaco di Genova, sì, l'espulsione di 23 attivisti napoletani in occasione delle primarie per l'amministrativa del 2016, una mattanza di candidati alle primarie di Roma anche sempre nel 2016. Però questo codice etico, correggimi se sbaglio, il senatore De Falco, che tutti ricordiamo per la famosa frase "salga a bordo cazzo", che insomma è rimasta per mesi colpita diciamo nella nostra memoria, in realtà l'ha firmato, o perché se no non poteva candidarsi, o mi sbaglio? Allora, in realtà non c'è una firma di accettazione del codice etico, ma questo diciamo è una questione, ma poniamo pure che l'abbia firmato, no? Però appunto nel momento in cui... Allora devo fare un inciso, noi contestiamo in primo luogo che vi sia stata una violazione del codice etico. Certo. Perché questo soprattutto per quello che riguarda due delle contestazioni, nel senso che questo codice etico prevede pure che i parlamentari votino in conformità di una preventiva deliberazione assunta a maggioranza in sede dei gruppi. Nelle ipotesi contestate a De Falco questo presupposto non ricorre, no? Nel senso non c'erano state delle delibere di gruppo che obbligassero, tra virgolette, i parlamentari a votare o invitassero i parlamentari a votare in una determinata maniera. Quindi in questo caso non è nemmeno configurabile una violazione del codice etico. Quanto per quello che riguarda diciamo, la questione invece appunto veramente nodale, cruciale, della mancata presenza in aula in occasione del voto di fiducia sulla conversione del decreto sicurezza, è lì allora che i nodi vengono a pettine, perché stante la natura negoziale comunque del rapporto associativo e quindi l'applicabilità a questo rapporto delle norme in materia contrattuale, se non altro in via analogica, noi sappiamo che ai sensi del secondo comma dell'articolo 1419 le clausole nulle, in quanto contrarie a norme imperative, sono sostituite di diritto dalle norme imperative stesse. Norme imperative che ovviamente richiamano gli articoli della Costituzione. Esattamente, quindi fin qui conveniamo tutti che gli articoli 67 e 68, ma anche il 94 in materia di fiducia al governo, siano norme imperative. Certo. Nel momento in cui io ti impongo di votare in bianco qualsiasi fiducia, no? Al di là della indeterminatezza dell'oggetto di questo vincolo, no? E poi del dover verificare se comunque la fiducia, cioè la questione sottoposta a fiducia, risponda o perlomeno sia conforme o coerente con gli altri principi del codice etico. C'è anche perché nella fattispecie, per esempio, noi riteniamo che il voto di fiducia contrastasse con altri principi del codice etico. Ma anche a voler sorvolare su tutti questi aspetti, il principio è appunto quello della sostituzione automatica di una clausola nulla, in quanto impositiva di un vincolo vietato dalla Costituzione, con l'articolo 67 appunto, che prevede che il parlamentare eserciti le proprie funzioni in assenza di vincolo. Ma in pratica con questa citazione il senatore De Falco chiede di essere riammesso all'interno del movimento. Esattamente, sì, sì, ma perché lui è diciamo, fermamente convinto appunto, diciamo, nella bontà del movimento, della funzione del movimento, e
condivide al 100% i principi del movimento. Certo. Quello che non è predicabile, appunto, soprattutto in una democrazia, è imporre a un parlamentare un vincolo vietato dalla Costituzione e in base a questo vincolo voler sanzionare con penali veramente draconiane dell'ordine di 100.000 euro per l'esercizio di una prerogativa costituzionale. Ora, semmai questa, a parte che ovviamente Lorenzo te lo diciamo, noi ti seguiremo, insomma seguiremo questa cosa anche proprio come caso, questo caso potrebbe poi fare scuola e cambiare magari anche le regole etiche del movimento, secondo te? Beh, ovviamente diciamo, questo è un caso pilota perché non si è mai verificato, perlomeno a mia memoria e a mia conoscenza giuridica, un caso sì, appunto, di un'escursione per che un parlamentare aveva diciamo, esercitato le prerogative costituzionali. Qui appunto diciamo, si scontrano due visioni, una dal mio punto di vista, una appunto di tutela delle garanzie costituzionali e una secondo la quale appunto gli atti di autonomia privata prevalgono sul dettato costituzionale, ma questo può valere diciamo in una esposizione così a persone non, che non abbiano diciamo competenze giuridiche, ma a noi terremo, no? Insomma, dire che un atto di autonomia privata possa diciamo, vincolare una persona in contrasto con norme imperative, ecco, diciamo, o addirittura con norme costituzionali, insomma, che sappiamo insomma, che è una teoria giuridica che non reggerebbe o non dovrebbe reggere diciamo, nelle aule di giustizia. Insomma. Infatti. Lorenzo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo una buona giornata, ti anticipiamo che seguiremo la questione, quindi ti chiederemo periodicamente, perché poi in realtà questa citazione per quando sarebbe fissata, quindi guarda, diciamo, stabiliamo un periodo. Sì, no, ma l'udienza di prima comparizione è il 6 maggio, ma in realtà diciamo, l'impugnazione delle delibere associative è soggetto a rito speciale disciplinato dall'articolo 23 del Codice Civile, che prevede la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, quindi con un'istanza cautelare ai sensi dell'articolo 669 quater che è stata già depositata ieri. Okay. Quindi siamo in attesa della fissazione dell'udienza per discutere sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'escursione. E quindi ti salutiamo e ti chiediamo espressamente di tenerci informati in materia e ti ringraziamo comunque di aver dedicato a noi, alla Radio dell'Avvocatura, comunque un po' del tuo tempo. Grazie, buona giornata. È stato un piacere, grazie a voi, grazie. A presto. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.